Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come aggiungere una firma in calce alle vostre mail. Vedremo come farlo con Outlook, la procedura installata sul PC, con Outlook Web, la sua versione a cui si può accedere da un browser e anche tramite Gmail. Partiamo da Outlook. Allora, innanzitutto perché inserire una firma? Inserire una firma perché, oltre a rendere più elegante, più professionale le vostre mail, identifica con chiarezza chi siete. Vi è mai capitato di ricevere mail da un indirizzo, che non si riesce nemmeno a leggere, non firmate e quindi non capire chi le ha mandate? Poi magari lo capiamo perché riusciamo a dedurlo da ciò che ci sta dicendo, però è corretto mettere una firma. Quindi, in calce al testo della nostra mail, si andrà mettere una firma, cioè la firma è qualcosa che ci va ad identificare come mittenti della mail. Allora, in Outlook per mettere la firma bisogna andare qui in alto su File e scegliere qui sotto dove c'è Opzioni. Da Opzioni potete andare su Posta, quindi da Posta scegliete Firme. Ecco, qui avete questo piccolo editor di testo dove potete andare a creare la vostra firma, perché ne potete creare più di una e voi potete scegliere quale firma aggiungere alla vostra mail in funzione del contesto del destinatario a cui dovete mandarla. Quindi io farò nuova, vi chiedo un nome della firma, la chiamerò mia firma, così, perfetto, e qui sotto c'è l'editor, quindi farò ad esempio Umberto, provo. Telefono. E potete mettere qualsiasi cosa, una frase, un sito, l'indirizzo del vostro blog, l'indirizzo, il logo della vostra azienda, tutto ciò che volete. Io metterò il mio blog in questo modo. Inoltre potete anche abbellire graficamente la firma utilizzando il grassetto, il sottolineato, eccetera. Qui in alto vedete che io posso decidere di non creare nessun tipo di automatismo, quindi dovrò essere io ad aggiungere la firma, oppure dirò a Outlook di aggiungere la mia firma a tutti i nuovi messaggi e magari anche alle risposte che io farò. Questo è facoltativo, qualcuno decide di non rispondere, di non firmare più i messaggi delle risposte, qualcuno sì. Fatto ok, vedrete che quando io vado a creare il mio nuovo messaggio appare automaticamente la firma che abbiamo creato. Tra l'altro la firma la potete anche mettere da qui, dal pannello Inserisci, firma, mia firma. Allora, se io la cancello, faccio firma, mia firma, lui me lo aggiunge. Mentre da qui posso tornare a questo editor ed andare ad esempio a creare un'altra firma. Ecco, la stessa cosa può essere fatta anche per chi utilizza la versione web di Outlook. Per farlo è sufficiente andare sull'ingranaggio che trovate qui in alto, selezionatelo, andate giù in basso e vedete visualizza tutte le impostazioni di Outlook. Lo selezionate, andate sul menu Componi e Rispondi e qui avrete l'editor simile a quello di prima per la creazione della vostra firma. Quindi, ad esempio, anche qui vedete che posso andare a giocare con questi marcatori per evidenziare, sottolineare, eccetera. E anche qui, come nella versione del programma, possiamo includere la firma a tutti i messaggi in uscita oppure anche a quelli relativi alle risposte. Fatto salva, la firma viene memorizzata, per cui quando io andrò a creare un nuovo messaggio, vedete che il messaggio ha già la firma così come io l'ho predefinita. La stessa cosa la si può fare anche da Gmail. Gmail è un altro strumento di posta elettronica diffusissimo. Se io adesso ve lo faccio vedere da PC, andate su questo ingranaggio, visualizza tutte le impostazioni, andate in questo menu molto, molto dettagliato dove potete scegliere tantissimi parametri della posta elettronica. Ma qui nella linguetta generali, che è la prima, scorrete sino ad andare in basso. E ad un certo punto trovate appunto il campo firma. Allora, crea nuova firma, la chiamo mia, perfetto, e qui vedete che c'è questo editor di testo integrato dove io posso andare a personalizzare la mia firma, perfetto.
E anche qui, come negli altri, come tutti gli editor che si rispettano, posso andare a personalizzare graficamente l'aspetto della mia firma. Io non sono stato entrato nel dettaglio, ma chiaramente potete andare a cambiare il colore oppure introdurre anche delle immagini, dei logo, tutto quello che volete. E anche qui vedete che ci sono questi menu. Io posso scegliere di associare la firma che ho chiamato mia a tutti i messaggi in uscita, perché ovviamente posso creare più firme, e anche qui decidere se firmare anche le risposte ai messaggi oppure no. Spero di esservi stato d'aiuto con questo brevissimo video sull'utilizzo delle firme dai client di posta elettronica. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!